Ma quanto è buona la caponata di melanzane! Io ne sono veramente ghiotta! L'agrodolce esalta tutti gli ingredienti presenti. La puoi fare anche senza friggere le melanzane e la puoi conservare in vasetti sottovuoto. Questa l'ho fatta senza friggere le melanzane e nessuno se ne è accorto. Ti va di prepararla con me? La preparazione delle melanzane prima della cottura è la stessa usata per la frittura. Le tagli a tocchetti, metti in una ciotola. O ancora meglio, in una scolapasta sistemato su di una ciotola che possa raccogliere il liquido fuoriuscito dalle melanzane. Puoi cuocere le melanzane al forno in friggitrice d'aria e ovviamente fritte. In questo caso le cucinerò in friggitrice d'aria, che non è altro che un piccolo forno ventilato, si riscalda più velocemente rispetto al forno tradizionale e mi consente di risparmiare tempo ed energia elettrica. Cospargi ogni strato con un pizzico abbondante di sale fino all'ultimo strato. Copri con un piatto e un peso. In questo caso userò una pentola piena di acqua e le lasci in questo modo per 3 o 4 ore. Queste sono rimaste sotto sale per 4 ore. Ora le devi strizzare molto bene. In questo modo eliminerai tutta l'acqua fuoriuscita dalle melanzane e la salamoia che si è formata. Preferisco usare il torchietto, che è utile anche per fare le conserve, come ad esempio le melanzane sott'olio, che esalto con l'aggiunta di qualche pezzo di cipolla di Tropea e peperoni. Oltre al sapore, offrono dei bei colori brillanti: il fucsia, il bianco delle cipolle, il verde, il giallo e il rosso dei peperoni. Una ricetta che ti consiglio di provare con tutto il cuore. Prima di prendere il torchietto, le strizzavo con lo schiacciapatate. È importante eliminare tutta quanta l'acqua salata. Dopo aver strizzato tutte le melanzane, procedi alla cottura. Metti la quantità di melanzane che puoi friggere nella tua friggitrice d'aria in una ciotola. Cospargi con un filo di olio extravergine di oliva e mescola molto bene e le sistemi nel contenitore della friggitrice d'aria. La mia è provvista di cestello rotante, non le devo smuovere, ma per ottenere una buona cottura simile alla frittura lo posso riempire solo a metà. Se la tua friggitrice d'aria è a cassetto, ogni tanto le smuovi. Ed ecco le melanzane pronte. Passiamo adesso alla preparazione del sedano. Metti una pentola piena di acqua sul fornello e portala a bollore. Sfila i filamenti dal gambo del sedano e taglialo a tocchetti. Elimina le Se vuoi fare più velocemente, prepari tutti i gambi di sedano e li tagli in questo modo. Li metti in uno scolapasta e sciacqui sotto il getto dell'acqua corrente. Scola le olive denocciolate dalla salamoia e metti a bollire il sedano insieme alle olive. Cuoci fino a quando il sedano risulterà tenero, infilzandolo con una forchetta, e scola in uno scolapasta. Prepariamo ora la caponata. Sbuccia, lava e taglia le cipolle. Io uso la cipolla rossa di Tropea. Versa un filo di olio in una grande padella antiaderente. Metti la cipolla nella padella, un pizzico di sale, rigira, copri con il coperchio e lascia stufare a fuoco moderato. Dissala i capperi sottosale, li sciacqui sotto al getto dell'acqua corrente, li metti in una ciotolina e li lasci a bagno per un pochino. Poi li scoli e li strizzi tra le mani. Quando la cipolla risulterà ben stufata, quasi trasparente, aggiungi la passata di pomodoro, o i pelati o i pomodori a pezzetti. Rigiri, aggiungi i capperi, le melanzane, il sedano e le olive.
e rigiri. Ho dovuto aggiungere altro pomodoro perché era poco. Rigira, copri con il coperchio e lascia cuocere per una decina di minuti. Adesso fai l'agrodolce. Metti lo zucchero e l'aceto. La cara amica Tizi, conosciuta sul forum del Gambero Rosso che mi ha dato la ricetta, mi ha detto che alcuni lo preparano a parte e poi lo aggiungono alla preparazione. Lascia evaporare l'aceto e assaggia se l'agrodolce è di tuo gradimento, altrimenti correggi con altro aceto o zucchero a seconda della necessità. Fai cuocere fino a quando i liquidi si sono assorbiti. I tempi di cottura varieranno a seconda della quantità di caponata che prepari. Più è grande la quantità, più tempo ci vorrà per cuocerla. Se vuoi conservare la caponata in vasetti sottovuoto, basta che riempi un vasetto provvisto di tappo che evidenzia l'avvenuto sottovuoto, pulisci l'imboccatura con la carta e metti in microonde senza tappo per un minuto a 900 watt. Per un vasetto basta un minuto, se ne aggiungi altri devi aumentare i tempi, l'importante è che il contenuto del vasetto quando lo tappi sia bollente. Lo togli dal microonde facendo attenzione a non bruciarti e metti il tappo immediatamente. Vedrai che subito, nel giro di qualche minuto, si formerà il sottovuoto. Se non hai il microonde, procedi al sottovuoto tradizionale. Metti i vasetti ben tappati, avvolti da un canovaccio per evitare che durante la bollitura si rompano, in una pentola piena d'acqua. Porti a bollore e fai bollire per circa 30 minuti. Li fai raffreddare nella pentola, li tiri fuori e controlli che sia avvenuto il sottovuoto. La caponata si deve mangiare fredda e diventa più buona dal giorno dopo in quanto tutti quanti gli ingredienti si amalgamano tra di loro e l'agrodolce offerto li esalta al massimo. Una volta fredda la puoi conservare in frigo tranquillamente per 3-5 giorni. Se hai dubbi, consigli da darmi, vuoi farmi sapere la tua opinione, lasciami un commento, ti risponderò al più presto. Se la vuoi impiattare in un modo più carino, utilizza il coppapasta. Metti il coppapasta al lato nel piatto, inserisci la caponata e pressa bene. Poi sfili il coppapasta e metti vicino alla caponata il secondo prescelto. E ora, come sempre, un grandioso saluto da nonna Picetto.